tutto nasce, va bene ricordare, da un decreto legislativo con il quale quello che era, diciamo, il demanio dello Stato, che comprendeva moltissime aree, manufatti dismessi, sono stati trasferiti con un decreto legislativo dallo Stato alla Regione e ai Comuni. In questo ambito San Vito ha avuto due opportunità, la caserma d'allarme, una caserma che all'epoca era una caserma di eccellenza, dei lagunari prima, dei carristi poi, di circa 50.000 metri quadrati. Abbiamo avanzato una proposta per cercare di dare una risposta che da moltissimi anni nel nostro territorio provinciale, nella veste di tagliamento, era necessaria, una risposta alla necessità, come dicevo, di avere un istituto penitenziario, un nuovo carcere. Nel momento in cui nel nostro paese vi è una situazione drammatica delle carceri dovuti a due fattori, al sovraffollamento e a spazi inadeguati, la ministra Cancellieri ebbe la felice idea, mi permetto di dire, di raccogliere questa nostra proposta e di farne un indirizzo generale, cioè quello per poter cercare di dare una risposta celere e nel contempo anche economica, ha ritenuto di estendere questa possibilità di utilizzare aree dismesse militari o anche civili per adibirle al nuovo penitenziario. Dovremmo riuscire ad avere da una parte, come dire, tutta la struttura che vi era della caserma, delle palazzine che saranno recuperate per la direzione del carcere e per quanto riguarda anche della caserma della polizia penitenziaria, e dall'altro la struttura detentiva che sarà nuova. Lì siamo in presenza di strutture molto più, come dire, robuste, che anche da un punto di vista della staticità e anche per lo stato in cui sono, perché prima ovviamente di decidere di recuperarle si sono fatte le verifiche statiche, ma anche i sopralluoghi che hanno permesso di vedere come erano in condizioni tali che possono essere tranquillamente recuperate e riutilizzate. Mi preme ricordare che noi lo abbiamo fatto anche volendo indicare che si vada a realizzare una struttura detentiva con idee, con indirizzi e con progettualità aderente all'articolo 27 della Costituzione, cioè in modo che si faccia sì che il carcere possa essere tale per cui ne esce una persona recuperata, perché oggi tra l'altro sappiamo che uno dei problemi per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri è il fatto che l'87% di chi va in carcere poi ci torna. L'attuale penitenziario, che è localizzato in un antico maniero a Pordenone, in spazi angusti dove ci sono stati fatti dei lavori, ma ovviamente non tali da poter permettere che possa essere ritenuto, diciamo, abitabile, ecco, per essere precisi. L'altra opportunità in un secondo elenco è una vecchia casermetta. Casermetta perché le dimensioni, diciamo, erano abbastanza più limitate rispetto alla caserma d'allarme. In passato, tra l'altro, era molto conosciuta nella nostra realtà perché proprio, diciamo, era un magazzino più che una casermetta, era un magazzino militare con un ampi saloni, se così possiamo dire, dove tra l'altro, vogliamo ricordarlo giusto per un motivo di memoria storica, durante il secondo dopoguerra andavano le gioventù dell'epoca a ballare, e tra l'altro viene anche ricordato da Pasolini perché lui insieme ai suoi amici lì andavano proprio a ballare. E oggi ci sono tre palazzine che per una serie di vicissitudini che non ha motivo adesso ricordare, oggi sono gestite da parte dell'ATE e che si inseriscono bene per quanto riguarda, diciamo, il complesso laddove esse sono sorte, in questa frazione di San Vito che è ligugnana, e devo dire con grande soddisfazione da parte della comunità. Questi beni non devono mai essere abbandonati, perché viceversa, se noi avessimo lasciato lì o lo Stato avesse lasciato lì
sarebbe diventata un'area degradata.